Ebbene sì, è uscita la nuova versione di LMS, diciamo la versione beta della nuova versione del programma. E in questo video la proveremo a scaricare insieme, installare insieme in modo pulito, da non rovinare la versione vecchia, diciamo da modo completo. Pensiamo un pochettino tutto. Allora, come sapete, esiste il sito di lms.io. Dentro la sezione download, adesso, oltre a la 1.1.3, c'è anche beta versions 1.2.0 RC1 per Windows 32 bit, per Windows 64 bit e per gli altri sistemi. Tra parentesi c'è questo pulsantino, mostra versioni precedenti, che in realtà vi apre una lista di un po' tutte le versioni, e qui trovate tutti i cambiamenti e gli installer di Windows, a breve anche quelli di Mac e il sorgente se volete compilarlo. E da Linux bisognerà compilare il sorgente, non è possibile avere un binario pronto da un binary pronto da far girare, non viene generato. Ok, io questo l'ho già scaricato, voi scegliete se avete Windows a 32 bit o 64 bit, ormai penso che abbiate tutti a 64 bit. E io me lo ritrovo qua sul desktop. Questo è LMS 1.1.90, lo chiamano così. Bene, prima di installarlo dobbiamo andare da una parte. Dobbiamo andare alla cartella di installazione di LMS, che si dovrebbe trovare in C programmi LMS. Dentro questa cartella c'è un programmino che si chiama uninstall, e dovete far girare questo con le credenziali di amministratore, chiaramente, che adesso devo inserire. Ok, non so perché è sparito il desktop. Lui adesso sta disinstallando tutti i dati relativi ad LMS. Non verranno tolti i dati propri. Ok. In realtà è sparita proprio la cartella. Per un qualche motivo il desktop è andato così, però insomma. Ok, la cartella adesso è sparita, sostanzialmente perché non c'era più niente da tenere. Se invece avete fatto dei cambiamenti in quella cartella, essa rimarrà, diciamo, lo so per esperienza. In altri computer ho salvato altre cose da dentro e la cartella rimaneva. Ok, possiamo avviare il programma di installazione. Sempre la password. Ok, potete mettere questo I agree, la cartella è sempre la stessa, installiamo. Adesso lui sta eseguendo l'installazione. Molti dei file sono gli stessi, però fare questa installazione in questo modo è meglio. Diciamo, sappiatelo per consiglio, è assolutamente meglio. Per una serie di motivi. Ok, abbiamo una cartella LMS, non so se funziona l'iconetta qua in basso, dovrebbe. Se siamo fortunati, ecco qua, versione 1.1.90, avete visto anche le scritte di cosa stava facendo, e siamo alla nuova versione con il tema mio, quindi come vedete c'è. Ah no, non c'è il mio tema. Ah, forse ancora non l'avevo messo su questo computer il tema. I pulsantini sono diversi. La grafica è diversa. Spunta. Non spunta niente. Va bene.
Niente, ci dovrebbe essere un nuovo strumento, ma ancora forse non è pronto. Qua c'è il triplo oscillatore, ha una nuova veste grafica di cui non sapevo assolutamente nulla. Fantastico. Sinceramente preferivo quella vecchia, però questione di gusti. Allora, qua ho una piccola lista di tutte le funzionalità. E non riesco a mettere. Ah, perché sono idiota. Devo metterlo in un altro modo. Ok. Tutte le funzionalità. Dunque, dovrebbe esserci il MIDI export. Vediamo subito se effettivamente c'è. C'è. Dobbiamo mettere qualcosa dentro. Va bene. E allora, prima di mettiamo qualcosa dentro attraverso un MIDI import, viceversa. Better track naming, better pitch and bend support, faster import. L'importazione delle tracce MIDI dovrebbe essere stata corretta e velocizzata. Quindi andiamo alla mia cartella dei MIDI e prendiamo F0 Mute City. Assolutamente molto più veloce di quello che ho fatto ieri sera. Ah, e ci sono anche dei nomi nelle tracce. Ok, e se il programma si è ricordato le mie impostazioni, dovrebbe anche esserci, sì. Ho anche messo un sound file. Oh, ci sono più impostazioni adesso. Non ho idea di cosa siano, però. SF2, Jig Directory. Va bene, insomma. Questo se metto play adesso suonerà malissimo, lo so già. Ah no, sai cosa? L'importazione è stata corretta. Adesso c'è la batteria qua. Quello che accadeva è che non c'era messo la bank 128, c'era messa la bank 0. E quindi veniva suonato uno strumento inutile. Veniva suonato il Celesta, che non c'entrava niente con una batteria con delle percussioni. Invece così abbiamo le nostre percussioni. Ok. Questo però a me ieri è piaciuto sostituirlo con uno shamisen che però fa una cosa interessante. Guardate cosa facciamo. Questo suonerebbe così, e noi invece facciamo suonare in modo più interessante. È diverso dall'altra versione, già questo. Però è interessante anche così. Se aumento il range, che succede? È ancora interessante. Mi piace, mi piace. Vediamo come con il resto. Va bene, adesso noi proveremo a togliere questa seconda traccia, che queste due tracce sono sostanzialmente in canone. Come vedete, prima suona questa, poi suona queste le stesse note. Io adesso questa la proverò a togliere. Ecco, anche così. Quindi adesso, al posto di avere 1, 2, 3, 4, 6. A posteriore 6 tracce, abbiamo 5 tracce. Vediamo se effettivamente nell'esportazione MIDI funziona tutto.
Export MIDI l'hanno lasciata, è strana questa cosa perché c'era un problema per cui non la dovevano mettere. Prova. È già stato creato? Sì, eccolo qua. Vediamo se Windows Media Player lo riesce a leggere. Per leggere lo legge, ma non ci sono informazioni sugli strumenti e non so se si possono dare, nel senso che forse program note, no, però qui non c'è possibilità di scegliere la bank, no, non c'entra niente questo. Peccato per questo, però insomma l'importante è poter esportare in MIDI. E dovremmo anche riuscire a vederlo con MuseScore. Ho installato ieri MuseScore apposta. La fa a caricare MuseScore insieme a tutti questi altri programmi. Sto forzando un pochettino la macchina. Stiamo registrando, sì. La registrazione sta andando avanti, o per sì e per no. Ok. Allora, a causa di un piccolo freeze, non ero sicuro che la registrazione fosse andata a buon fine. Abbiamo aperto MuseScore e adesso apriamo dal desktop la nostra prova. Eccolo qua. Ovviamente qui è tutto in piano, per cui è inutile che mettiamo play, sarà tutto in piano. Però, se voi avete fatto una traccia, potete esportarla e verrà così. C'è soltanto una cosa: a quanto ho capito, l'esportazione delle tracce beat and baseline non dovrebbe essere funzionante, però insomma, le proverò. Ok, possiamo andare avanti con le prossime funzionalità velocemente. Abbiamo una cartella dedicata per plugin e instrument patches. Vediamo se è vero. Cartelle. SF2. VST plugin directory c'era anche prima. No, LASPA plugin. Raw Waves. Defile sound font. Theme directory. Sai che non. Sapete, non riesco a capire quali sono le cartelle nuove. Non lo capisco. Boh. Non so a cosa si riferisce. Passiamo avanti. Ah sì, adesso è possibile cambiare i vari strumenti, diciamo, passare tra uno strumento all'altro in modo veloce attraverso questo pulsantino che metterò appena avrò attaccato le cuffie. Ok, stavo dicendo, le cuffie si scaricano ogni tanto. È possibile passare uno strumento all'altro delle tracce attraverso questo pulsantino qua. Come vedete, stiamo passando tra i vari strumenti abbastanza velocemente, e questo dovrebbe essere vero anche nel beat and baseline. Esatto. Poi è stato migliorato il supporto per i display ad alta risoluzione, non è il mio caso. SDL adesso è il sistema audio di default per quando fate la prima installazione, quindi non dovrebbero essere necessarie impostazioni ulteriori. È stato migliorato l'utilizzo dei file di recupero. File di recupero che tra parentesi si attivano
Questa è in possessione, quindi pulsantino fulmine, enable autosave feature. Sono i file di recupero, quindi quando crasha il programma potete recuperare una parte del lavoro fino a dove ha salvato. E adesso è possibile mettere, selezionare la cartella dei template, per insomma ancora i template non li abbiamo visti. Questi sono gli ultimi file, questi sono i template. E vediamo se è effettivamente possibile selezionarne la cartella. Ma io non la vedo questa cartella dei template. Non so, è la prima volta che accendo il programma con questa nuova Save as default template, save as new version, new from template. Poi, mixer. È aggiunto un'opzione che permette di rimuovere i canali inutilizzati, per cui io ho tanti canali. In questo magari c'è lui, in quest'altro c'è quest'altro, e voglio togliere tutti quelli che non sono stati usati. Remove unused channels. E sono rimasti soltanto quelli effettivamente utilizzati. Ta-da! Togliamo anche loro. E possiamo rifare remove unused e vediamo che vengono tolti i canali utilizzati. Questo è perfetto quando voi aprite un progetto precedente alla 1.1 in cui ci sono 64 canali di default. È aggiunta una nuova funzionalità solo, e quindi se voi avete qua questo canale c'è qualche effetto, questo è qui e questo è qui. Diciamo che il solo funziona, solo che vengono spenti gli altri canali e rimane tutto ciò che non aveva canali, per cui tutto deve essere un canale per utilizzarlo al meglio. Funziona un pochettino come funziona qua. Nuovo strumento Jig Player. Io questo Jig Player devo dire di non vederlo. Io per sé per no avevo trovato un file per Jig. Jig starebbe per la Giga Sampler, Place Giga Sample Banks, per il Giga Sampler, o anche per l'alternativa open source Linux Sampler, che dovrebbe essere disponibile in tutte le piattaforme. Consiglio di dare un'occhiata. Non è facile trovare gli sample banks per Giga Sampler. Forse però è possibile generarli attraverso Linux Sampler. Devo ancora guardare questa cosa. Passiamo alle cose più importanti. Nuovo plugin equalizzatore. Nuovo plugin equalizzatore. Vediamo se lo trovo. Voi lo vedete? Equalizer. Ta-da! No, non so se mi spiego. Cioè, mettiamolo qua. Quindi è fantastico questo plugin. Abbiamo
Questo, diciamo, è un equalizzatore abbastanza fantastico perché comincia con un passo alto e finisce con un passo basso, cosa che generalmente gli equalizzatori non fanno. La manopola più bassa non è detto che sia un passo alto, quindi potrebbe lasciare le frequenze basse, la manopola più alta non è detto che sia un passo alto, un passo basso, e potrebbe lasciare delle frequenze acute fuori. Quindi qui abbiamo un passo alto alla fine, con tanto di resonance. Poi abbiamo tutta una serie di altre manopole posizionabili e chiaramente tutte equalizzabili perché abbiamo anche la manopola posizione e la manopola Q. Vale a dire che se questa è bassa c'è maggiore risonanza, se questa è alta, come si spiega in due parole, se questa è alta il filtro ammette più cose, per questo sono tutti i filtri passabanda, per cui questa è effettivamente la larghezza della banda, qua la chiama resonance. E diciamo, sarebbe esattamente l'inverso della resonance, quindi l'effetto è sempre quello. Ecco, qua la chiama bandwidth. Qua la chiama resonance, qua la chiama bandwidth, forse questo è un errore. Ecco, un'ottava, un mezzo di ottava, larghezza di banda. E abbiamo chiaramente anche la posizione, quindi posizione, posizione, o comunque diciamo forza, energia passata. Tutto equalizzabile. Niente, io sono troppo felice. Questo è chiaramente gain in input, questo è gain in output. Quindi questo è quello che entra nell'equalizzatore, questo è quello che esce dall'equalizzatore. Mancano un pochettino di scritte, però è fantastico, devo dire, sono molto contento che finalmente abbiamo un equalizzatore e anche un analizzatore di spettro più decente, perché quell'altro, diciamo, era bello fino a un certo punto. Questo qui non era proprio il massimo per analizzare musica. Mentre questo è un'altra storia. Cioè, per qualche motivo non sento più nulla. Ah, perché all'inizio ci sono soltanto poche cose. Mi ero accorto di questo. Cliccando su in viene visualizzata la forma d'onda, diciamo le frequenze entranti, cliccando su out le frequenze uscenti. Niente, è proprio fantastico. Ok, togliamolo perché immagino che userà un pochettino di CPU questo oggetto. poi abbiamo New Beat Crash. Sapete che stavo pensando al beat crashing proprio ultimamente? Beat crash, beat crash. Allora, risentiamo un attimo senza beat crash. È qualcosa di spettacolare. Fatemelo provare con un rumore bianco. Quindi prendiamo il nostro triplo oscillatore versione arancioso. Prendiamo il beat crash. Rate, mettiamolo tipo a 5000. Scusatemi, qui mi serve il vecchio analizzatore di spettro. Quindi, da normale, suona così.
verso i 5.000, verso i 1.000. Stereo difference. Qui diciamo nello spettro non è visualizzabile la differenza dello stereo. Niente, sono assolutamente sconvolto. Non ho idea di cosa sia questo. Tra parentesi, cos'è questo noise? È possibile far entrare del noise già di per sé, perfetto. Niente, niente, sono sconvolto. Assolutamente sconvolto. Andiamo avanti. Crossover Q. Non ho idea di cosa sia un crossover Q. Crossover Equalizer. Mettiamo. Band one again. Forse diciamo un semplice equalizzatore. Non ho idea di quali siano le sue potenzialità, per cui molto interessante. Ok, poi un pochettino di cose relative alla velocità. È stato introdotto la modalità sample exact, cioè campionamento esatto, diciamo campioni esatti, per i seguenti controller: il mixer, i volumi degli strumenti, l'effetto amplificatore, c'è cioè un amplifier, quello là, amplifier, questo qui, l'effetto wave shaper, l'effetto LFO controller, il dual filter e il bass boost, sono tutti effetti LMS, di LMS, e questo permette un miglior sidechaining con il peak controller, che se non sapete è lui. Peak control. Ah no, era già così alla scorsa versione, sì. Un sidechaining migliore, questo lo vedremo in un'altra puntata. E permette la modulazione di ampiezza con i controller LFO, che è fantastico, devo dire. Oh wow. Qua è possibile aggiungere un altro controller. E questi sono i nostri controller. Adesso è possibile fare modulazione di ampiezza con questi oggetti. Vediamo se è vero. Vediamo se anche durante la registrazione. Per sentirsi si sente. Però mi piacerebbe avere un attimo. E il peak controller lo tolgo un attimo. Amplifier pure. Ora. Non si muove però. Ma l'ho connesso? Ah, l'avevo connesso al controller sbagliato, ok. Quindi. Ok. Mi pare che bisognerebbe abbassare la velocità. Ok. Ok, abbiamo una sorta di modulazione di ampiezza, non è proprio precisissima. Interessante però. Richiede tanta CPU questa cosa. Ok, più o meno è possibile fare la modulazione di ampiezza, togliamo questo controller. Ok. Fantastico. Ok. Adesso è possibile fare in modo che gli strumenti ignorino il pitch slide del master. Per cui adesso torniamo ai nostri strumenti del Song Editor. In realtà forse ci conviene prendere una traccia di qualcosa, una musica. Facciamo Doge. Ok,
Ok. Adesso questa voglio trasportare tutta sopra. Cosa succede? Che è il kick e lo snare. Diventano inascoltabili, no? Mentre il resto è bene o male quello che vuoi. Mettiamo anche sotto. Diventano inascoltabili. Allora, cosa è stato aggiunto? Qua in Mesh, Master Pitch si può disattivare. Quindi adesso Master Pitch si disattiva. L'avevo tolto a lui? L'ho tolto a entrambi, vabbè. Ok. Ma non mi è chiaro. Ok, no, non so se funziona benissimo, ho qualche dubbio, però quello che dovrebbe fare è questo. Non ci ho capito niente, non ho capito se ha funzionato o meno. Vabbè, lo testerò in altre istanze. Togliamo questo progetto. Siamo avanti. Questo coso lo chiudiamo un pochettino. Uè, primo crash. Ok, abbiamo un crash nel movimento del song editor, va bene. È una versione beta che ci vogliamo fare. Recover? Vabbè, tanto non c'era niente, vediamo se lo fa di nuovo. No, stavolta l'ha fatto giusto, boh. I famosi crash a random di LMS dopo troppo utilizzo. Ok. Quindi ci sarebbe questa ability, ma non ho capito se è perfettamente funzionante. Adesso è possibile creare una nuova, cioè è possibile velocemente assegnare, che so, voglio questo canale, voglio metterci il triplo oscillatore. Assign to FX1. E quindi adesso è assegnato all'FX1. Oppure assign to new FX, che prende il nome dell'oscillatore, del triplo oscillatore. E questa è la nuova funzionalità, è interessante, molto veloce. Ok. Che sarebbe? Add automation track pattern flip. Ok, quindi prendiamo una traccia di automazione e disegniamoci. Uè. Ci sono. Ah, ok, eccoli. Pulsante flip e pulsante flip. Fantastico. E poi il piano roll è disegnato meglio. Way. Le note sono diverse. Togliamo un attimo due canali inutili. Ma tutto è inutile. E sembra essere disegnato meglio. Ok. Quindi questo dovrebbe essere disegnato meglio. Va bene. Effettivamente se io faccio una cosa tipo 1 e 2. Ah, non sono più ai limiti come erano prima. Ma insomma. Interessante fino a un certo punto. Added step cloning in bit baseline editor. Quindi andiamo nel nostro bit baseline. Io sto registrando in tutto questo. Sì, sto registrando. Anche l'audio. Sì. Ok. Quindi mettiamo caso che abbiamo fatto un nostro bit. Mettiamoci una cosa proprio veloce.
Vabbè, una cosa proprio veloce veloce. Mettiamo caso che io adesso voglio fare una variazione. Cosa dovrei fare? Fare un nuovo beat and baseline, una nuova traccia beat and baseline, ricopiarmi questa e poi fare la variazione. No, clona. Al posto di fare semplicemente aggiungi step, avevo capito un altro modo io però effettivamente. Sì, più o meno. Si aggiunge nuovi step in questo modo. Sbagliato play. Va bene, molto interessante. Metronomo, adesso il metronomo che può essere messo on e off con un nuovo bottone. Pac. Che non funziona. Cosa ti è successo? Boh, adesso sembra funzionare. Vabbè, che ci vogliamo, le versioni sono così. Potrà suonare durante la canzone, durante i pattern, il BB Editor, Beat and Baseline Editor, ed è ignorato durante l'esportazione in automatico, quindi non dovete preoccuparvi di lasciarlo acceso o spento. Template dei progetti. Adesso il template di default che può essere salvato con il nuovo file menu, per cui posso entrare qua e fare salva come template di default, quindi per come volete fare il vostro progetto. Per esempio, per il momento il nuovo progetto è così vuoto, io preferivo avere un controller rack, l'ho proprio scritto e mi sarebbe piaciuto avere un controllo pronto all'utilizzo, quindi adesso faccio come salva come template di default, quindi faccio nuovo. E mi ritrovo l'LFO controller template di default. E adesso è possibile fare new from template, perché posso prendere new from template acoustic drum set. È stato creato con la versione 0.1.2, ma adesso è installata versione 1.1.90. Non ti preoccupare, tranquillo. Questo template c'è dalla 1.2, dalla 0.1.2. Fantastico. Use presets sono mostrati anche nel new front template, quindi ok, quindi nel new front template c'è anche il mio non c'è il mio, vabbè, devo andarlo a mettere nella cartella giusta, vabbè, perché forse il mio l'ho messo in una cartella che non è condivisa, boh, non mi ricordo, vabbè. Questo non è un problema, poi si risolve, tanto è sempre un file salvato. E poi vediamo. Possibile selezionare nel Song Editor varie cose, quindi prendiamo tante cose, facciamo più tracce. Possiamo selezionarle in gruppo. Voilà! E dice che ce ne faccia? Non lo so, ora vediamo. Horizontal mouse wheel non mi pare che funzioni. Ok, adesso possiamo muovere gli oggetti selezionati nel Song Editor e anche copiarli. Sì, anche copiarli. Quindi selezioniamo. E ta-ta-ta-ta, questa cosa non si poteva fare prima. Ed è possibile anche fare un lussosissimo copia e immagino incolla, no? Non lo so fare. Ctrl C e mettiamo qui. Ctrl D. Non so fare incolla. vabbè, è possibile copiarle, però basta. D'altronde, mica vogliamo anche. Cioè, basta, copiamo e basta. Giusto. Copiamo. Molto interessante.
Vabbè. Ah, sono un idiota. Qua la copia si fa con il tasto control, per cui teniamo premuto control. Poi abbiamo copiato tutto, quindi tenendo premuto control e spostandone uno, abbiamo copiato tutto. Ok. Se facciamo un attimo con una traccia sonora, quindi magari devo mettere una matita. Ok. E adesso mettiamo un'altra traccia. Vuoi copiare questa qui? Non c'è nessun nome, il che è fantastico. Se invece io qua ci metto un nome, change name. Adesso c'è un nome. Provo a copiarla. E ci sarà lo stesso nome. Prima veniva fatta tutta una cosa strana, complicata. Non mi chiedete. Ok. E adesso è possibile disabilitare i file back, che sono quei file che si creano automaticamente quando tu salvi un progetto su se stesso. Quindi ho il progetto patata.mmpz. Salvo di nuovo il progetto patata e si crea un progetto patata.mpz.back, che magari non voglio, e quindi adesso è possibile disabilitarlo, non so da dove, non mi interessa. E adesso è possibile fare alt più destra e alt più sinistra per andare nei vari pattern del piano roll, per cui c'ho questo pattern, magari questo facciamo un attimo diverso. Ok, adesso faccio alt destra. Molto interessante. Allora, alt destra ha funzionato. Ma alt sinistra no. Anzi, sia alt destra che alt sinistra mi portano a questo. Se ne ho un altro ancora. Esatto. Boh, portato tutti a destra. Sinistra non esiste. Va bene. Questo è un piccolo bug che verrà risolto. Ecco perché serve la beta. Adesso è possibile fare una selezione del semitono in tutte le ottave. Mark al corrisponding octave semitones. E non lo vedo perché giusto ho beccato la nota. Ok. Allora, sono selezionate, ma non si vedono perché sono troppo chiare, troppo scure. È troppo scuro, non si vede. C'è un piccolo errore di tema. Adesso è possibile vedere se il programma è in grado di riconoscere se il tema utilizzato non è compatibile con la versione. E adesso è possibile cercare in modo ricorsivo le cose, quindi ad esempio qua ci metto org e trovo tutti quelli. Allora, qua ci sono tutti gli organic perché sono di organic. Ah, qui su Zina SubFX ci sono tutti gli organi più. Quindi è possibile scrivere qua orga e troviamo tutti gli organi che abbiamo nella cartella. Quindi poi qua lo chiudiamo. E abbiamo tutto aperto e dobbiamo chiudere. Questa è un po' una seccatura già. Va bene. Add XYPad to delay FX plugin. Wow 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 wow, cosa c'è? Delay? Wow! E questo cos'è? Scusate, ho bisogno di un progetto decente. Facciamo una cosa del genere. È insentibile.
Descrivo una cosa che so. Hai capito bene il delay del DLMS e come è fatto? Teoricamente bisognerebbe utilizzarlo in due canali diversi, per cui io qua c'ho il triplo oscillatore al primo, poi il primo canale manda al secondo e il secondo ha il delay, per cui magari per riconoscerlo ci mettiamo anche un pochettino di riverbero. Ok, proviamo. Proviamo a connetterlo al 32esimo. Va bene, no, no, non so, non so. No, non mi chiedete, vabbè. Molto interessante, però non riesco a usarlo granché. Add the select shortcut support for piano roll. Ah, ok. Quindi adesso se io ho delle cose selezionate, faccio Ctrl-Alt. Ah, con Ctrl-A io seleziono tutto, con Ctrl-Alt-A salvo il progetto. No, non è esattamente quello che volevo. Ctrl-Shift-A. Ok. Quindi Ctrl-A selezioni tutto, Shift-Ctrl-A deselezioni tutto. Interessante. Ok. Inserisci tracce clonate adiacentemente. Ok, quindi mentre prima le tracce clonate finivano alla fine, adesso vengono messe direttamente accanto alla traccia di partenza. E i plugin nativi adesso hanno finalmente una descrizione. Quindi qua c'è plugin for wave shaping, plugin for 3D manipulating stereo output. Tutto in English. Dovrò tradurre. Flanger, Native Flanger plugin, Native Flanger? Non avevo idea che avessimo un Flanger. Va bene. Oh, adesso nel plugin è possibile far scrivere il nome delle note. Dove? Dov'è il nome delle note? Non vedo l'opzione, forse è una delle opzioni. Enable note labels in piano roll is selected. Enable tooltips. Eccolo qua. Eccole qua. Quindi adesso ci sono tutti i nomi delle note. Che è utile. Moltissimo. Ok. E abbiamo finito, c'era una serie di altre cose un pochettino più tecniche, ma queste sono tutte le novità
delle messe 1.2 che sono attualmente messe nel programma. Non tutte funzionano ancora alla grande, abbiamo visto qualche crash, però si prospetta molto interessante. Sinceramente chiederò perché il triplo oscillatore torni quello di prima, perché non lo capisco questo. Io mi rifiuto di fare una puntata di LMS con un triplo oscillatore così. Cioè, non mi piace assolutamente. Cioè, triplo oscillatore, ci sono tre limoni. Ognuno ha il suo triplo oscillatore. Non lo capisco. Boh, di chi è stata l'idea? Non lo capisco proprio. Qua ci sono sempre le nostre forme d'onda. Cioè, non c'entra niente con il resto del programma, più che altro. Per carità, ci sono plugin che sono molto più inguardabili. Non è che ci ho sorprese dei altri plugin. Audio file processor è lo stesso, Bitembedder è lo stesso, Freeboy è lo stesso, Kicker è lo stesso, LB302 è lo stesso, Mallet. Scusa, mi serve togliere un attimo questo canale. Non è stato risolto il mallet. Monstro. Sempre lui. Nescarin è sempre lui. Opulence è sempre lui. Organic è purtroppo sempre lui. Batman è sempre lui. SF2 Player. Ah, c'è anche quello default caricato. Sempre lui. SID. Sempre lui. Triplo oscillatore è cambiato. Vestige, sempre lui. Vibed, sempre lui. Watsynth, sempre lui. E Xena Sub FX è sempre lui. Xena Sub FX non ci deluderà mai. Va bene, prima o poi lo faremo. Xena Sub FX. Ok. Direi che questo è finalmente tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Adie.